Carissimi, ben trovati. Oggi andiamo a parlare dell'età dei metalli e delle tecniche di lavorazione. Nella periodizzazione tradizionale, l'inizio della storia viene fatto coincidere con la comparsa della scrittura, ma la questione è dibattuta, sia perché la scrittura non comparve allo stesso momento in tutti i luoghi della Terra, sia perché già il Neolitico rappresentò una fase di profonda innovazione tecnologica che cambiò radicalmente la vita dell'uomo. Ciò che sappiamo con certezza è che tra il 4000 e il 3000 a.C. l'uomo inizia a forgiare i primi oggetti in rame. A questa innovazione tecnologica seguiranno, in un tempo relativamente breve, altri fenomeni importanti come l'urbanizzazione, la nascita delle città, la nascita di un'economia su larga scala, lo sviluppo di nuove rotte commerciali e soprattutto la scrittura. Il momento di passaggio dall'età della pietra alla storia ebbe a determinarsi quando l'uomo iniziò a fondere i metalli, in particolare il rame, che veniva trovato in miniere profonde fino a 20 metri e scavate ancora con attrezzi rudimentali come asce in pietra, bastoni di legno o addirittura usando il fuoco e l'acqua gelida per creare fratture nella roccia. Una volta estratte le rocce contenenti il rame, queste venivano frantumate e poste all'interno di forni multipiano. Con l'aiuto di mantici e insufflatori, l'uomo riusciva a mantenere costante questa temperatura di circa 1000 gradi, fin quando questa pasta di metallo non fosse caduta sul fondo della fornace. A questo punto veniva estratta e posta in un crogiolo, dove veniva ulteriormente riscaldata fino a farle raggiungere il punto di fusione e poi colata in degli stampi appositi, dove assumeva la forma desiderata. La comparsa del rame non sostituì immediatamente la pietra, dal momento che il metallo era raro, di difficile lavorazione, anzi necessitava di competenze speciali per essere lavorato. La pietra continuò a essere largamente utilizzata sia in agricoltura che in tutte le altre attività umane, ma la rarità del rame e il fatto che non tutti fossero in grado di lavorarlo determinarono delle conseguenze importanti sia nell'organizzazione sociale dei villaggi neolitici sia nelle relazioni tra i popoli. Il ritrovamento della mummia del Similaun, meglio conosciuto come Ozi, dimostra infatti l'esistenza di rapporti tra tribù e popoli anche molto lontani tra loro. L'uomo, ritrovato sulle Alpi fra Austria e Italia, portava con sé un'ascia di rame, la cui provenienza è stata ricondotta alle miniere situate nella Toscana meridionale. Il cammino della civiltà umana si arricchisce di una tappa ulteriore tra il 4 e il 3 millennio a.C., con la scoperta del bronzo. Il bronzo è una lega composta da rame e stagno. L'aggiunta di questo materiale permette di realizzare oggetti con proprietà elastiche maggiori e anche più resistenti, e infatti fu da subito utilizzata per costruire e forgiare armi, scudi ed elmi. Durante l'età del bronzo, quindi, le relazioni tra i popoli si consolidano, grazie anche a tecniche agricole più avanzate che garantiscono raccolti maggiori e quindi un'eccedenza da poter vendere o barattare, inaugurando così nuove rotte commerciali. Questa maggiore produzione agricola fu resa possibile dalla costruzione dei canali e di opere di ingegneria idraulica che nella valle del Nilo e tra il Tigre e l'Eufrate, ma anche accanto a fiumi come l'Indo o il fiume Azzurro e il fiume Giallo in Cina, determinarono la nascita di quelle che noi conosciamo come le civiltà fluviali, appunto quelle civiltà che impararono a imbrigliare la forza delle acque e a piegarla ai propri scopi. Le città dunque nacquero come risposta a una serie di problematiche nuove. La quantità di manodopera necessaria alla costruzione delle chiuse, delle dighe e dei canali fece sì che tutti i villaggi di una medesima regione iniziassero a cooperare tra loro. Costruire infrastrutture così grandi, infatti, imponeva il ricorso a una manodopera massiccia e ciò obbligò i villaggi a collaborare. Ciò innescò successivamente una serie di processi a cascata che accelerarono velocemente il progresso umano, sia dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista sociale. Infatti, la progettazione delle opere e quella che noi potremmo chiamare la direzione dei lavori furono affidate a una nuova casta intellettuale che poi noi conosceremo con il nome di sacerdoti funzionari, ovvero una sorta di architetti ante litteram.
Mano a mano che la produzione agricola cresce, quindi il lavoro si specializza, nascono nuove professioni e la società inizia a prendere quella forma della piramide che tutti noi conosciamo, dove ci sono classi sociali che contano di più e altre che contano meno. Ciò che conta davvero, però, è che ci si rende conto di una cosa, che è più conveniente stare insieme. Invece di vivere in un villaggio con poche centinaia di abitanti, è meglio vivere in una città con 10.000-20.000 abitanti. Ora che i campi producono enormi quantità di grano, ora che gli allevamenti crescono, che la quantità di metallo in circolazione è maggiore, l'uomo realizza che cooperando si può vivere meglio, più sicuri, piuttosto che protetti da steccati di legno o da recinti. Con la nascita delle città dunque si apre il processo di differenziazione sociale. Se nel Neolitico e nel Mesolitico l'uomo viveva sostanzialmente in comunità egualitarie, con il passaggio all'età dei metalli e alla vita in città emergono forti differenze sociali. Nelle regioni meridionali, fra il Tigri e l'Eufrate, alcune città crebbero così tanto che sottomisero i villaggi rimasti e iniziarono a privatizzare la terra. Gli abitanti dei villaggi rimasti vennero reclutati come soldati dal palazzo reale o dal tempio, in modo che fossero a difesa delle mura, e divennero la nuova classe a protezione del raccolto e delle ricchezze della città. Questa classe poi con il tempo acquisirà sempre più importanza perché avrà il monopolio della forza e delle armi. Accanto a questa troveranno spazio pian piano la classe degli artigiani e la classe dei mercanti. I più poveri rimarranno coloro che non hanno terra e che devono svolgere la professione di contadini salariati. In cima alla piramide invece troviamo i nobili, la classe nobiliare, alla quale appartengono anche i sacerdoti e i funzionari che aiutano il re nelle sue decisioni. Re che non è soltanto il capo politico, ma è anche il tramite, l'intercessore tra gli uomini e gli dèi. Dopo Tornando un attimo sui metalli, in conclusione, possiamo fare un piccolo focus sulle armi. A differenza del bronzo, il rame si presentava un po' troppo morbido per essere adatto a costruire delle armi. O meglio, oltre che pugnali e zappe, l'uomo si rese conto che non poteva forgiare una spada di rame, altrimenti si sarebbe piegata. Il bronzo invece permise all'uomo di forgiare armi più adatte allo scopo bellico. Inizialmente, infatti, non vi era una distinzione tra strumenti di lavoro o attrezzi per la caccia e armi. Le armi più letali rimasero infatti a lungo la fionda e l'arco, le uniche che permettevano di abbattere un nemico o una preda anche a 200-300 metri di distanza. Il rame quindi veniva adoperato soltanto per la produzione di asce o pugnali. Fu invece la scoperta del bronzo a consentire la produzione di vere e proprie spade, elmi, corazze, scudi, proprio grazie all'impiego dello stagno che conferiva elasticità ma anche resistenza. Per l'impiego del ferro invece si dovrà attendere ancora il secondo millennio avanti Cristo, intorno al 1500 avanti Cristo, quando gli Ittiti scopriranno questo nuovo materiale, il ferro, capace di trapassare le corazze di bronzo dei nemici e porteranno innovazioni belliche come il carro da guerra corazzato e nuove armi capaci di seminare il terrore nelle pianure della Mesopotamia. Anche stavolta siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace, condividerlo, iscrivervi, insomma, tutte quelle cose che si dicono. Ma soprattutto, se volete approfondire qualche argomento, magari lasciate un commento e fatemelo sapere. Ciao!